rispetto ai bilanci precedenti è da notare come si siano inserite alcune poste che non sono sistemiche, nel senso che andiamo a inserire contributi per 50.000 euro ad un'iniziativa, 150.000 euro un'altra, oppure anche fino a 12 milioni ad un'altra ancora senza rilevare un disegno organico. E stessa cosa nel collegato, questa volta, mentre prima nei bilanci precedenti il numero di articoli era limitato, cominciamo a vedere un allungamento, un infittimento degli interventi. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'idea della programmazione piuttosto che dell'intervento per punti. Vengo invece ad illustrare alcuni emendamenti e alcuni argomenti che oggi vogliamo riportare all'attenzione dell'Assemblea. In particolare ne illustro due. Uno farà un po' l'effetto di scorotto, ma è ancora quello legato ai tagli ai costi della politica, legato al ridimensionamento del vitalizio. Nel 12 mesi fa, fu approvato un ordine del giorno che si impegnava a portare in aula entro 6 mesi dall'approvazione dell'ordine del giorno la modifica alle leggi sul vitalizio. I 6 mesi sono abbondantemente passati e il primo estensore di quell'ordine del giorno diceva: non vi preoccupate, se ci volessero 10 o 20 giorni in più nessuno si preoccupa. Bene, ne abbiamo messi 6 mesi in più. Addirittura in commissione il relatore di maggioranza ci ha detto che bene, possiamo approfondire però nel rispetto della fine dell'anno, perché il provvedimento va approvato in aula, come prevede l'articolato, per essere effettivo dal 1 gennaio 2017. E invece ci troviamo ancora qui oggi a rimandare un'altra volta questo provvedimento. E perché a me dispiace rilevare questo? Perché nel frattempo, dalle prime nostre proposte sul ridimensionamento del vitalizio, ne sono passati 24 di mesi. Allora vi dico cosa è successo in questi 24 mesi. In questi 24 mesi, e di qui almeno fino a gennaio, sono partite, partiranno 10-12 vitalizi. Quanto ci costa questa partenza anticipata rispetto ai 67 anni sui quali tutti siamo d'accordo? Ci costa fra 1,5 milioni e 2 milioni di euro. Cosa ci potevamo fare con questi soldi che non abbiamo fermato, visto che tutti siamo d'accordo che siano un'ingiustizia rispetto ai cittadini che ora vanno in pensione ad un'età ben più superiore a quella dei 60 anni? Ci potevamo, visto che abbiamo approvato da poco il reddito di solidarietà, pagarci quei 400 euro per 350 famiglie. Voleva dire che con quei soldi aiutavamo 1.700 persone, però ritardando come state facendo, quei soldi li abbiamo buttati, perché come ci dite voi, una volta che il vitalizio è partito è andata bene. Allora io vi invito oggi, sui 4 emendamenti che presentiamo sui vitalizi, almeno di approvare quello che finalmente, come è stato fatto in tante regioni e come è stato fatto per tutti i cittadini, innalza l'età del percepimento. È un emendamento uguale a quello che è nella vostra proposta di legge. Io vi invito a farlo. Oltre a quello, ce ne sono degli altri che forse non condividete, oltre a quello della trasparenza, che ripubblica i nomi di chi oggi prende il vitalizio. Un altro aspetto che ci sembra importante invece è quello del gioco d'azzardo patologico. Su questo stiamo cercando di portare avanti un lavoro insieme, ma purtroppo registra un rallentamento. E anche qui noi proponiamo due cose semplici, ma che rileviamo urgenti ed importanti. Uno è quello della ticket redemption. Cos'è la ticket redemption? Sono questi tagliandini che i bambini vanno a giocare nei grandi centri commerciali e che gli insegnano a giocare alle slot machine. Quindi, secondo me, è urgente, come è stato fatto in altre regioni, che nella nostra regione vietiamo questo tipo di apparecchiature. Come pure è importante che vietiamo la pubblicità, e quando ci sono delle pubblicità di vincite è importante che indichiamo la probabilità di vincita, che almeno cerchiamo di disincentivare chi purtroppo è aggredito da questa continua pubblicità, da questa continua offerta ubiquitaria. Grazie.